iniziamo a fare altro. Ad una certa, Romano, che fino ad allora stava girato con la testa verso l'altra parte, si gira verso di noi, tipo, tutto ancora un po' addormentato, noi impanicati, fermissimi, ma proprio fermissimi, paralizzati. Ehi, ciao! Come cosa sto facendo? Si sa che chi non tromba Capodanno non tromba tutto l'anno? Vabbè, lo so che non è Capodanno. E lo so che questo non è una tromba, ma è un sassofono. Vi ricordo come al solito che questo è un video super per ultra ragazzi molto grandi, quindi se non siete ragazzi molto grandi, uscite subito dal video. E soprattutto vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella se ancora non l'aveste fatto, per diventare dei connessionati puri, con una connessione che spacca di brutto, in modo da non laggare mai in partita su Fortnite e da fare un ping bassissimo. E ora, come al solito, via il cappello e fuori l'uccello! Diciamo che c'è stato un periodo della mia vita dove ero migliore amico di una ragazza, però eravamo un po' più di migliori amici. Infatti, passavamo gran parte delle volte in cui ci vedevamo, a casa mia o a casa sua. Diciamo che eravamo amici con benefici, come si suol dire. Però, vabbè, ero in quarta superiore, quindi comunque è normale, cioè, è normale, penso. Boh. Fatto sta che non eravamo fidanzate, quindi comunque in ogni caso ci sentivamo per conto nostro con altre persone. Di conseguenza io mi sentivo con delle tipe, lei si sentiva con dei tipi e così via. Però ci trovavamo spesso perché eravamo migliori amici e comunque di tanto in tanto, insomma, si. Al tempo io mi ricordo che mi sentivo con una tipa che la rendeva stragelosa, cioè la mia migliore amica era proprio stragelosa di questa tipa. E si stava avvicinando il periodo di Natale e Capodanno, e siccome volevamo passare comunque Capodanno insieme, e siccome la mia amica ha una casa discretamente grande, allora c'era l'idea di fare Capodanno da lei. Va bene, ottimo. Iniziamo a organizzare, saremmo stati tipo 8-9 persone, stavamo organizzando tutto, le bibite, quello che si sarebbe mangiato, insomma, di tutto e di più. E così per scherzo gli faccio: beh, vabbè, allora io invito anche la tipa insomma, la tipa che mi piaceva. E lì la vedo spegnersi di brutto. Era diventata tristissima, proprio come se le fosse morto il gatto o qualcosa del genere. E lei mi fa: vabbè, va bene, invitala. Tipo, tutta triste, però, cioè, era palese che non voleva che io la invitassi. Ma a me non me ne fregava niente. E anche un po' per scherzo ho detto: vabbè, dai, la invito. E quindi l'ho invitata, anche perché lei non mi ha fermato per dirmi: no, ti prego, no. E quindi l'ho invitata. Però la tipa mi ha risposto subito: guarda, penso di fare altro. Cioè, penso di essere con altra gente, quindi comunque grazie per l'invito, ma non ci sono. E quindi la mia amica, cioè la mia migliore amica, super contenta. E se devo dirvi la verità, a me non me ne fregava niente, tanto trombavo lo stesso, cioè. Però, va avanti il tempo, noi continuiamo a organizzare, eccetera, ormai tutto organizzato. E giusto una settimana e mezzo prima di Capodanno mi scrive la tipa, mentre io ero con la mia migliore amica, quindi il messaggio è arrivato mentre proprio eravamo insieme, e fa: guarda, alla fine volentieri verrei. La mia amica, che fino a quel momento era contenta perché era con me, insomma, ci stavamo divertendo, è diventata zittissima, tristissima. E io l'ho vista proprio triste, gli faccio: guarda, vabbè, so che, cioè, poi sarebbe una serata di merda, preferisco non invitarla allora. E lei fa: no, vabbè, invitala, cioè, ok, dille di sì. Gli faccio: ma no, ma vai tranquilla, guarda che gli dico, alla fine abbiamo organizzato diversamente, non abbiamo più posto. E fa: boh, ok, tipo, io vado in bagno un attimo, torno e lei aveva il mio telefono in mano e gli ha detto: sì, va bene, puoi venire. So, allora sei stupida proprio, vabbè. È stupida come sapete chi? Quelli che non usano il codice OTPFINAL supporta un creatore nello shop oggetti di Fortnite. Sapete perché? Perché se no Farris farà vedere un bel glitch per i V-Bucks. Quindi è meglio non vedere un glitch per i V-Bucks di Farris. Quindi alla fine lei è venuta. Non in quel senso. Non fino a quel momento almeno. La serata è stata una serata abbastanza figa per me. Non figa per niente per la mia amica, per la mia migliore amica, perché era gelosa tutto il tempo, anche perché questa ragazza, non conoscendo praticamente nessuno, stava sempre vicino a me. E poi a una certa io mi sono seduto e lei si è seduta davanti a me, io ho iniziato a fargli i massaggi tipo sulla schiena, così, sulla testa, sui capelli, robe. La mia migliore amica è diventata gelosissima, è andata in bagno a piangere praticamente. E c'era un altro ragazzo che ha sempre sbavato per la mia migliore amica, che tipo
va in bagno. Cioè, non è che va in bagno, va davanti alla porta del bagno e dice: ma stai tutto bene? Perché la mia migliore amica è andata in bagno a piangere. Io mi sentivo un po' in colpa, però da un lato non sapevo neanche cosa dire. Voglio dire, siamo migliori amici, sarò libero di poter frequentare le tipe che voglio o no? E secondo lei no, a quanto pare. Vabbè, vabbè, vabbè. Insomma, alla fine con la tipa con cui dovevo provarci io non è che abbia fatto chissà che. Perché dopo tutto alla serata, cioè, a parte che c'erano gli altri, non è che si poteva... A una certa praticamente tutti vanno via e io mi sarei fermato a dormire dalla mia migliore amica, chiaramente per chiari motivi, e anche Romano, che alcuni di voi conoscono, si sarebbe fermato a dormire. Ora, io non volevo dormire, io volevo risolvere con la mia migliore amica, perché si capiva che c'era dell'attrito nell'aria. Al che vedo che lei... Allora, io dovevo dormire nel letto con lei, erano due letti in una stanza, separati a un metro di distanza. Noi dovevamo dormire in un letto insieme. Romano avrebbe dormito nel letto davanti. Vedo che la mia migliore amica mi prepara un materasso. Ah, no buono. No buono, ho detto. No buono per niente, ho detto. Vabbè, 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 vabbè. Mi incazzo ed esco dalla stanza e mi vado a stendere, diciamo, sul pavimento, sul materasso, sul tappeto, diciamo, della stanza a fianco, quello dove abbiamo fatto tutta la festa poi, tra l'altro. Chiaramente quello che io volevo è che lei venisse, diciamo, dall'altra parte, che in modo che parlassimo. E infatti lei è venuta. Allora iniziamo a parlare e tipo mi fa: guarda, io sono stato male tutta la sera e mi ha dato fastidio soprattutto che tu non te ne fossi reso conto. E faccio: io me ne sono reso conto, ma cosa potevo fare se... Scusa. Tua madre, vabbè, non si sa come finiamo per limonare. E chiaramente dopo, cioè, quando si limona, dopo si passa ad altro, no? E quindi eravamo lì a farlo su per terra, praticamente. Però era scomodissimo, cioè era proprio scomodo per terra. Ok, c'era il tappeto, ma era scomodo. Andiamo verso la camera. Il problema è che c'era il mio amico che dormiva. E quindi, insomma, era un po' strano. C'era Romano, dormiva, poverino. Ma chiaramente io sono un marpione, non me ne frega un cazzo di queste robe, non me ne frega niente di Romano che dorme vicino. E quindi praticamente lei mi dà un pompa del nonno, no? Cioè, ci intendiamo, nel senso, o no? E dopodiché, diciamo, viene su e iniziamo a fare altro. È difficile esprimersi, non so. Ad una certa, Romano, che fino ad allora stava girato con la testa verso l'altra parte, si gira verso di noi, tipo... Così, tutto ancora un po' addormentato, noi impanicati, fermissimi, ma proprio fermissimi, paralizzati. Ah, allora, c'erano le coperte, quindi in ogni caso non, cioè, non è che sarebbe stato qualcosa di così devastante. Però, sapete com'è, sempre meglio non farsi vedere, ecco, non essere scoperti proprio alla grande. E lui continua a dormire, noi finiamo e poi andiamo a dormire. Insomma, è partito malissimo quel Capodanno, ma Dio, è finito alla grande.